Ciao a tutti ragazzi, io sono Carlo of Duty 98 e oggi siamo qui nel mio super confusionario desktop, ma questo non ci interessa perché oggi vi farò il tutorial per avere Mineshafter. Sì, lo so che l'ho già fatto il tutorial per avere Mineshafter, però quelli di voi che utilizzano Mineshafter avranno notato che negli ultimi tempi non funziona più. Allora, avrete sicuramente provato a rifare il login più volte. Ma Mineshafter non dà segni di vita. Allora, come mai? Mineshafter ha cambiato le URL. Non è più mineshafter.hubspot.com, ma è mineshafter.info. Allora, cosa dobbiamo fare per loggarci? Dobbiamo andare su login. Vabbè, prima cosa andiamo ad andare sul sito mineshafter.info. Andremo andati su login. Ci ritroveremo a questa Mozilla persona. Dovrete inserire il vostro indirizzo email, poi vi richiederà le password. Completerete la registrazione. Dopodiché, dovrete confermare il vostro account. Dopo aver confermato il vostro account, potrete tornare qua, mettere la vostra email. Virgil. Lui caricherà. Metterete la password. Eccoci qua e vi loggerà. Qua ci sarà scritto il nome. Del nickname, insomma, che avrete messo nella registrazione di Mozilla Persona. Cosa dovete fare prima di tutto? Dovete spostare il cursore sopra il nome e andare su Settings. Allora, cosa dovete fare? Qua dovete mettere le credenziali di un account di Minecraft premium o non, però sia confermato. Allora, come potete vedere, io ho il premium, download now e non buy now, mi dice. Login as Carlo di Montotto, così almeno la gente smette di dire che mi devo comprare il premium. E dopo aver fatto l'account e confermato tutto, metterete qua username e password e vi cambierà il connected username. Dopo potete mettere la skin e il mantello. Allora, la skin, vabbè, come molti di voi sapranno, è praticamente la pelle del giocatore. Guardate, per esempio, se io voglio una skin assolutamente schifosa, tipo questa. Dite la verità, fa proprio pena, no? Allora basterà cliccare qua, tasto destro, copia, Mineshafter incollate, set. E come potete vedere ve la trova. Ora ho sbagliato, no, sì, boh, lasciamo perdere. Remove skin. Per il cloak, che sarebbe il mantello, potete andare su Minecraft Capes. Perché il cloak è conosciuto anche come cape. Qua abbiamo Minecraft Capes. Mettete il vostro username di Minecraft. Sì, vabbè, non importa, ci mette troppo. Cloaks. Voi mettete Minecraft Cloaks. E andate a minecraftcapes.com, vi si apre questa pagina, voi ne scegliete uno, tipo, proviamo, scegliamolo, ne lol, sì. Allora, cliccate qua su Cape, vi si apre questa, copia URL immagine, incollate. Set e ve lo trova. Io vabbè, rimuovo perché non voglio il cloak, diciamo. Fatto questo, scelto tutto quello che dovete fare, andate su download
Mineshafter Proxy. Vabbè, chiaramente dovete avere Java. Cliccate su Mineshafter Proxy. Conserva. Quindi andate sulla vostra cartella di Minecraft. Io ce l'ho qua. Dov'è Minecraft? Sostituite soltanto il Mineshafter Proxy vecchio, quegli altri possono rimanere. Qua. Chiaramente lo rinominate come Mineshafter Proxy senza parentesi. E se riprovate a lanciare Minecraft, mettendo username e password dell'account che voi avete collegato nel settings, qua fate login, downloading packages, perché io avevo eliminato la cartella .minecraft per comodità, downloading packages, e quindi vi funzionerà. Aspettate finisca il download. Dai. Chiaramente adesso abbiamo Minecraft 1.5. Qua non abbiamo texture packs perché è su options. Allora guardate che con la registrazione di Bandicam Minecraft mi sta un po' laggando. Potete andare su multiplayer, settings, showcape on e off, focus, tutte queste cose. Cioè, compreso giocare. Ora io non voglio giocare a Minecraft perché non ho la registrazione adatta. Ok, quindi ragazzi, questo sono le novità. E niente. Ah, già. Oramai ci sono. Vi illustro delle migliorie, diciamo, per Minecraft. Sì, options, video settings, sto aiutando per non farla laggare, insomma. Allora, performance, all'inizio sarà balanced, cioè bilanciata tra risparmio energetico e FPS massimi. Voi però andate su FPS massimi, che tanto non vi interessa se consuma un pochino di più, ma tanto non si nota. Poi brightness, mettete bright al massimo, secondo la mia idea è, cioè, diciamo, è molto più comodo da giocare e non influisce sulle prestazioni. Clouds lo mettete off perché lagga un casino di meno. Graphics mettete fast perché anche questo lagga parecchio meno. Render distance, sicuramente far non lo mette, non vi consiglio di non metterlo perché qui c'è scritto che Java Installation 64 bit. Vabbè, ma cosa ve ne fate di fare? Basta o short o anche normal. Particle magari mettete decreased o minimal se proprio avete un computer che non vi vuole andare proprio mai. Allora mettete particles minimal. Dov'è? Sì, ok, perfetto. Qua c'è il full screen che si ottiene anche premendo F11 anche durante il gioco. E quindi niente, ragazzi. Se Minecraft non vi parte neanche con con tutte le impostazioni al minimo, allora o usate la, come si chiama, l'Optifine, pure compratevi un computer nuovo, perché sensibilità io vi consiglio di alzarla un pochino perché mi torna molto comodo, ma poi vabbè. Il FOV vi consiglio di metterlo tipo a 80 perché avrete una visuale più larga. E ok, va bene, le altre cose tipo potete abbassare.